Lo scopo dei sei avatar è diverso da quello di Rama e Krishna, perché le forze del bene e del male sono ora presenti in ogni essere umano e il processo di trasformazione deve essere effettuato in un contesto molto diverso dai precedenti yuga. Nel Kali Yuga il processo di trasformazione è stato individualizzato. Tutti devono correggersi. Bambini, dovete salvarvi. Sono presente io in voi come testimone. Questo è il messaggio del Signore. Quindi tutti dovrebbero provare a riformarsi. Dovete decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato e rinunciare a ciò che è male. Satya Sai Speaks, 18 gennaio 1996. In questo avatar i malvagi non saranno distrutti, saranno corretti, riformati, educati e ricondotti al percorso da cui si sono allontanati. Satya Sai Speaks, 21 febbraio 1955. Gli avatar che sono venuti hanno abbattuto tutti gli alberi perché infestati dalle formiche bianche. Ma questo avatar è diverso e unico. Ora le formiche bianche vengono rimosse. L'albero viene salvato, protetto, incoraggiato a crescere. Io non sono propenso a punire. Sono un orafo che ripara e rimodella gli ornamenti rotti. Voi non potete realizzare quanto il Signore prova per voi. La sua preoccupazione è per la vostra sfrenatezza e la totale ignoranza riguardo alle sue parole. Egli è interessato a mantenere i vostri cuori puri e senza macchia. Io sono molto ansioso di farvi raggiungere tutti l'obiettivo. Il mio compito è purificare i vostri cuori. Satya Sai Speaks, 25 ottobre 1961. Ma in questa era di Kali i malvagi devono essere riformati e ricostruiti attraverso l'amore e la compassione. Ecco perché questo avatar è diventato disarmato. È arrivato con il messaggio dell'amore. L'unica arma che può trasformare il vile e il cattivo è il nome del Signore pronunciato con amore. Satya Sai Speaks, 28 luglio 1967. Molte persone hanno paura perché credono che l'era di Kali in cui viviamo sarà testimone del diluvio finale. Altri la chiamano l'era del Kalaha, l'era del conflitto, perché ora è quasi onnipresente. No, no, questa era è l'età dell'oro per i cercatori di Dio, affinché guadagnino e imparino la viveka, la discriminazione. Satya Sai Speaks, 6 novembre 1981. Nel dicembre 1978 anche Satya Sai Baba rispose a una domanda del dottor John Hislop. Hislop dice: molte persone affermano che tra breve entreremo in un periodo di grande catastrofe. E Baba risponde: potrebbero esserci delle onde di picco, come ho già detto, ma il mondo sarà felice, pacifico e prospero. Conversazioni con Bhagavan Sri Satya Sai Baba, pagina 172. Allo stesso modo, Howard Marfet scrisse nel 1982 che molte voci erano state diffuse su Satya Sai Baba, che aveva predetto eventi apocalittici. Lui e altri in sua presenza avevano persino chiesto a Baba riguardo a queste previsioni. Baba
Infatti egli confermò che Baba non aveva mai profetizzato alcun cataclisma. Numerose voci circolano su ciò che Swami ha detto a proposito degli spaventosi eventi e delle condizioni su larga scala per il prossimo futuro. Ma quando io e altri in mia presenza gli abbiamo chiesto di queste cose, Baba non ha mai detto che ci sarebbero state delle guerre catastrofiche con distruzione totale. Mai. Howard Marfet, Sai Baba, A Invitation to a Glory, pagina 192. Dopo che queste profezie attribuite a Satya Sai Baba furono ampiamente diffuse e suscitando preoccupazione tra i devoti, Baba tenne un discorso in cui negò con enfasi di aver mai detto queste profezie. Ecco il messaggio di Bhagavan Baba che ripudia alcune notizie diffuse in vari paesi, attribuendo a lui predizioni di vari disastri che avrebbero afflitto il mondo negli anni seguenti. Sai non farà mai né suggerirà nulla di dannoso per nessuno. Alcune persone d'oltremare, così come alcune persone in India, hanno diffuso e distribuito opuscoli in cui hanno pubblicato che Swami ha dichiarato che tra poco il mondo sarà inondato da una grande alluvione e che vaste aree verranno sommerse e che altre catastrofi inonderanno il mondo e molti paesi soffriranno molto. Swami non ha mai avuto simili pensieri e ciò non si verificherà mai. Queste sono solo fantasie di alcune menti oziose. Non date loro credito. In alcuni di questi opuscoli si afferma che alcune parti di questo paese verranno sommerse e che Swami invierà 12 studenti per salvare le persone e ha elencato un numero di punti negli opuscoli. Alcuni devoti sembrano essere stati accolti da questi opuscoli che vengono distribuiti da elementi birichini. In nessun caso i devoti dovrebbero mai credere in tali storie, né dovrebbero dare il loro valore, né passarle ad altri. Non dovreste prestare attenzione a notizie così ridicole. È un segno di debolezza ascoltare queste storie o discuterne. Nessun disastro è imminente per il mondo. Nel vasto globo, di tanto in tanto, potranno esserci degli incidenti qua e là. Il conflitto Iran-Iraq di 10 anni, non dovreste considerarlo una grande guerra. Anche in India, nel Punjabi, sono in corso attività terroristiche. È una grande lotta? No. Alcuni individui scontenti hanno fatto ricorso a questi metodi. Satya Sai Speaks, 13 febbraio 1991. Thank you.